Pronto? Pronto, salvo? Ciao, Valentino sono, salvo. Senti, ti disturbo? No, siccome ho visto che hai tenuto il telefonino spento fino a quest'ora, ho detto magari disturbo. Oh, allora senti una cosa, salvo, siccome io sono già in teatro, sono in camerino in questo momento, non ti ho visto arrivare, ho detto magari se l'hai dimenticato che questa sera abbiamo spettacolo. No, Aspe, non ti sto rimproverando, salvo, Aspe, non gridare, calmati, tu lo sai, io ti aspetto sempre, che discorsi sono? È solo che qua la gente è maleducata, arriva puntuale, capito? Per cui, va bene, salvo, allora senti, io sono già in camerino che ti aspetto, se ci sono problemi, chiamami, tanto c'ho la vibrazione, va bene, salvo? Ok, scusami ancora, salvo, scusa, ciao, salvo, ciao, 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 ciao. Stronzo. Pronto, mamma? No, mamma, non abbiamo iniziato ancora lo spettacolo, mamma. Non ti preoccupare, facciamo come al solito. Prima di salire in scena ti faccio uno squillo, così tu stai tranquilla che non mi può succedere niente. Va bene? Ti saluto, mamma, ti saluto. No, non sono nervoso, mamma, non sono nervoso. È inutile che dici queste cose, non sono nervoso. Non c'entra niente, salvo, col mio nervosismo. E invece ti sbagli perché questa sera è arrivato puntualissimo. Sì, sì, è qua in camerino accanto a me che si sta cambiando. Non te lo posso passare, mamma. Mamma, non te lo posso passare. Salvo, ti saluta mia madre. Ricambia, mamma. No, no, ho gridato perché c'è il camerino lungo, capito? Va bene? Mamma, ti saluto. Mamma, non te lo posso passare. Mamma, non te lo posso passare perché ancora non è arrivato. Però aspetta, non gridare, finiscila. Mamma, non mi farei piangere senza motivo a 30 anni. Non mi sfrutta nessuno, ma non mi sfrutta nessuno, tanto più salvo. Esatto, tu lo sai, lui è stato onesto fin dall'inizio con me. Lui mi ha detto, Valentino, guarda che io arrivo sempre un poco dopo, perché me ne vado sempre un poco prima. E quindi non avrei motivo. Esatto. E poi tu lo sai che queste sono cose che dovresti sapere. Poi tu lo sai, mamma, è inutile che fai questo giro di parole, tu lo sai che io devo arrivare in teatro sempre prima, perché devo sistemare le luci, devo sistemare i costumi, devo parlare col direttore del teatro, lo sai, con Salvo ci siamo divisi i compiti, io mi occupo di queste cose, non me l'ha voluto dire di che cosa si occupa lui. Sì, dice che devo stare in fiducia, mamma, finiscila, mamma, smettila, Che c'entra questo discorso, mamma? Mimi, fai tenerezza quando dici queste cose. Ti ho detto 1000 volte che quella è una regola diversa. Allora, ricominciamo da capo. Se mia sorella si è lasciata col fidanzato dopo 8 anni di fidanzamento, quella è una regola che vale soltanto tra fidanzati. È giusto. Ora, il fatto che io e Salvo è da 8 anni che lavoriamo, non è che tu puoi appigliarti a questa cosa per dire che non ci dividiamo, mamma. Per cui stai tranquillo. Quella è una regola che tutti conoscono tra fidanzati, che al 7° anno c'è la crisi e all'8° ci si lascia. È giusto. Esatto. Certo, no. No, te lo giuro, mamma, te lo giuro, anzi, questa sera faccio quello che non ho fatto in questi 8 anni. Appena viene, proprio gli rinfaccio tutto quello che mi ha fatto in questi 8 anni. Se ridi, ti faccio vedere io, falla entrare, ti faccio vedere io. Anzi, prendo spunto da quello che mi hai detto, gli dico proprio così. Caro Salvo, dice mia madre che non possiamo... No, dice mia madre, te lo dico a te, poi non glielo dico a lui. Dice mia madre che non possiamo andare avanti così. Esatto, che io non vorrei che fosse come nei rapporti di coppia, che al 7° anno c'è la crisi e all'8° ci si lascia. Ti faccio vedere che glielo dico. Sì, vabbè, ridi, ti faccio vedere che glielo dico. Senti, mamma, sta arrivando? Sì, sento il rumore. Mamma, basta, mamma, fammi chiudere, se no mi trova al telefono e si arrabbia, dai. Va bene? Ciao, mamma, sì, non ti preoccupare. Ciao. Sì, glielo dico, ciao. Ehi! Qua sei? Da mezz'ora però. E allora c'è bisogno di farmelo notare che sono arrivato in ritardo. Non può capitare che uno arrivi in ritardo. Certo. A te non ti è capitato mai? 3 anni fa. Io te l'ho fatto notare. Sei stato un signore. Ecco. A te è capitato 3 anni fa, a me durante questi 3 anni. Tutto, sei sistemato tutte cose? Tutto a posto. Luci? Tutto a posto. Microfoni? Tutto a posto. Costumi? Se ci devo pensare io, ci penso io. La mia sedia? Sì, non è lontana, va bene. La luce l'hai fatta, i microfoni pure, i costumi pure, va bene, la mia sedia è lì, il giubbino me lo tolgo da solo, va bene?
Senti una cosa, Salvo, io ti vorrei dire... Da sentire, sono troppo nervoso, non mi dire niente perché oggi sono troppo nervoso. Senti, non mi interessa sapere neanche perché sei nervoso. Perché ho litigato con la mia fidanzata, va bene? Visto che devi sapere tutti i cazzi miei, io non di lo so. Nuovo con la tua fidanzata? Ma che stai scherzando? Anzi, ringrazio che sono venuto perché neanche stavo venendo. Perché? Niente. Che è successo? Niente. Niente, purtroppo ieri sera è successa una cosa e le ho dovuto promettere che oggi non sarei andato a lavorare. Bravo. Grazie. E dove l'hai detto che sei? A giocare a calcetto. E quando vai a giocare a calcetto che cosa le dici? Che vado a fare la spesa a mia madre. E quando vai a fare la spesa a tua madre? Che vado a comprare il giornale a mio nonno. E quando vai a comprare... Signora, tutti ma certo, fare, ma devi essere onesto una sola volta a dire gioia mia, questo è il mio lavoro, ma che stai scherzando? Però tu da una vita che ti sento litigare sempre per le stesse cose. E poi scusami un minuto, da quanti anni è che sei fidanzato? 6 anni. Perciò, cioè gli ultimi 2 anni. Se Dio vuole. Da 6 anni. No, troppo nervoso, troppo nervoso. E poi... Ti parlo con onestà, cosa grave per quanto può succedere, una donna non ti può impedire non di fare... Non è successo allora... niente di grave, allora ora ti racconto così tu stesso ti rendi conto di quello che è successo. Ma che racconti? Dobbiamo iniziare. Vabbè, mezz'ora e mezza uguale. Allora, ti racconto. Ieri praticamente eravamo a Palermo belli tranquilli, ho detto passo tutta la giornata con lei così domani mi lascia libero queste 2 ore per andare a lavorare. Mi presento sotto casa sua alle 10 del mattino, tutto bello pulito, sbarbato, pettinato, citofono, pia e mi risponde sua madre. Ci si vogliono insegnare, sono salvo. Tu dici a mia madre, no? Va bene, salutala anche da parte mia. Allora ho citofonato, ho detto signora sono salvo, sono puntuale, sono le 10, sua figlia pronta? E dice sì pronta, ci sta chiamando l'ascensore. In effetti era vero pronta perché alle 11 e un quarto è stata giù. È arrivata, si è seduta, dice che facciamo, che non facciamo? Ci sono lo so, amore mio, quello che vuoi fare tu facciamo. Dice senti, dice, visto che c'è questa bella giornata, mi fa lei, dice perché non ci andiamo a prendere un bel gelato? Dice perché no, una volta che c'è una bella giornata andiamo a prendere un bel gelato. Dice senti, dice perché non ci andiamo a prendere un bel gelato a Cefalù? 60 chilometri. Se così a me un cono mi costa 30.000 lire però. Perché no? Per un amore mille pene. Andiamoci a prendere questo gelato a Cefalù e siamo andati a Cefalù. Siamo andati a Cefalù, abbiamo passato una bella mattinata. In effetti ti dico siamo stati benissimo. Arrivata all'ora di pranzo, dice senti, dice ma visto che siamo fuori, cioè non è un peccato che adesso ci ritiriamo, ci mettiamo a cucinare, si sporcano le cose. Una volta che siamo fuori andiamoci a mangiare un poco di pesce al ristorante. Cioè, perché no? Una volta che siamo fuori andiamoci a mangiare un poco di pesce al ristorante. Cioè sai, dice un'amica mia mi ha detto che c'è un ristorante troppo bella a Taormina. 180 chilometri. Se perché no, per un amore mille pene, 32-28, andiamocene a Taormina. E siamo andati a Taormina, abbiamo mangiato benissimo, infatti ci sta appena vedo l'amica tua, la ringrazio. Niente, siamo arrivati là, finalmente è arrivato alle 6 e mezza, dice, senti, dice, ma visto che siamo fuori, dice, perché non andiamo a trovare a Toni e Tania ad Agrigento? Ci sta che siamo in Sicilia, perché no? E abbiamo fatto il giro. Da dormire, abbiamo fatto il giro, siamo andati ad Agrigento. Sì, ma io non lo... Ma perché avete litigato? Tu però mi devi fare parlare, non è che puoi starti... È giusto, amore. Siamo andati ad Agrigento, siamo rimasti da Toni e Tania poi sono una coppia graziosissima. Toni e Tania sono proprio... la coppia per antonomasia. Si chiamano uguale, Toni e Tania, cioè perciò proprio... Perciò, non è che... Sì, no. Niente, Toni e Tania ci hanno invitati pure a cena, siamo rimasti a cena da loro, finalmente a mezzanotte questi discutevano, non la tagliavano mai, dunque un'ora e mezza di strada ci vuole per andare a Palermo. Ragazzi, arrivederci, noi ce ne andiamo, ciao. Ci incamminiamo, come voleva si dimostrare, 1:30, 2:15 arriviamo a Palermo. Pia e comincio, via la regione siciliana, Corso Calatafimi, Piazza Indipendenza, via Roma. Ma non andavi dritto, andavi a casa sua. Giravo attorno al suo quartiere per non farle capire che era ora di andarla a depositare, giusto? Purtroppo io di prima mattina sono uscito dicendo oggi a Sassai ci uscirà un gelato, quindi ero uscito soltanto con 600.000 lire in tasca, quindi mi rimanevano le ultime 280.000 lire di benzina da spendere a Palermo, perché poi tu lo sai 5.000 lire di riserva me le tengo per tornarmene a casa che non si può stare. Fai bene. Come voleva si dimostrare 4:30, 5:15 arrivo sotto casa sua, posteggio, spengo la macchina, abbasso il finestrino, gomito fuori dal finestrino. Tranquillo, una statua, senza fare trasparire che eri nervoso per la giornata. Una statua, ti dico una statua. E lei subito, perché è cattivissima, lei subito pia e mi fa, allora io me ne salgo. Bella madre. Senti a me. Perché? Rimani altri 5-10 minuti. Ingenio. Svolta lei perché è perfida, capito? Dice, no, che c'entra, domani c'ho un sacco di cose da fare. Se lo so, ma quando ci capita più un'altra giornata così a noi? Rimani un'altra mezz'oretta, 40 minuti. E mi è uscita pure una lacrima, capito? Perfetto. Se volta lei mi fa, dice, perché ha giocato il tutto per tutto, dice, no, sai, dice che mia madre potrebbe stare in pensiero, ci sei arrivato a questo punto, se si tratta di tua madre, dice, sì, io chiudo la macchina, salgo a casa tua e rimaniamo altre 2-3 orette, eventualmente domani mattina alle 7 c'è il fornaio che fa i corretti, te li compri e me ne vado, a me che mi costa, giusto? E insomma... Allora... Se volta lei e mi fa, sei un pazzo, ma ti voglio bene. Oh, ma perfetto, quello che volevi, ma scusami. Ora sarà stata la tensione della giornata per cui ho detto ce l'ho fatta. Sarà stato che lei ha aperto lo sportello che mi è arrivato un colpo d'aria. Sarà stato pure che devo andare a gabinetto perché dalle 11 di mattina io non è che... Che c'è? Ma scusa, insomma, lei ti ha detto quello che tu cercavi, ti ha detto ti voglio bene, che cosa hai risposto?
No. No. Che cosa hai risposto? Anch'io. E poi? E basta. Peccato. Peccato. Sono confuso all'ultimo minuto. Ma se abbiamo ripassato fino a una settimana fa, abbiamo ripassato. Ti voglio bene anch'io e se ferma. 625.000 lire buttate così. Me lo immagino quello che è successo. Il fine mondo. Eh certo. Ti voglio bene anch'io. Anch'io che cosa? Anch'io ti voglio bene. E perché non me l'hai detto? Perché non ci ho pensato. Si vede che tu a certe cose non ci pensi. No, in verità ero stanco, eh. Se si trattava di lavoro avrei voluto vedere. Lo sai che prima vieni tu e poi viene il lavoro. Questo lo voglio proprio vedere. Allora ti prometto che domani non vado a lavorare. Comunque, senti, queste sono cose che a me personalmente non mi interessano. Io così te la dico, te la butto là. Però io ho notato che tu ultimamente arrivi in ritardo. Ma che hai parlato con tua madre per caso? Io? Ma assolutamente, a 30 anni ancora con mia madre. Ma che, se, che c'è? Che c'è? Lei è... Spegnilo, ma... Salvo! Non è possibile, perché lei dice avviso il mio nome e mi ha spento il telefono. Salvo, spegnilo! Non è possibile, devo rispondere perché è lei, la mia fidanzata. Ma lo so, non è Salvo, ma spegnilo! No, facciamo una cosa, guarda, rispondi tu e ci dici pronto, pasticceria! Chi c'è? Dove è il tuo telefono? E questo è pure... No, allora devo rispondere, non c'è niente da fare. Ma lei ha detto che sei a calcetto! E fai tifo da calcetto. Ma calcetto... Pronto! Ciao amore, proprio mi ha anticipato di un attimo perché eravamo qua con tutti gli amici che stavamo giocando a calcetto. Ho detto ragazzi un attimo che prima di battere la punizione chiamo l'amore mio e tu proprio mi hai anticipato... Passa! No, niente, gli amici che volevano giocare senza di me. Sì, tutto a posto amore, ci sono passato. Dice che quelle cose sono pronte, quando vuoi te le vai a ritirare, va bene? Ti saluto, ci sentiamo fra un quarto d'ora e poi ogni 5 minuti. No, ma ci mancherebbe altro, ma quale tono polemico? No, te l'ho detto proprio così, con il cuore, con amore, come tu mi hai insegnato. Non c'è tono polemico, di nuovo. Allora, Valentino, c'è tono polemico? Secondo me non c'è, secondo me. Hai sentito? Hai sentito? Ah, se te lo dice lui ci credi, se te lo dico io no. Ma io per questo ti amo, perché non hai fiducia in me. Grazie. Dai, ci sentiamo dopo. Sì, qua con tutti gli amici, sì, sì, sì. Ah, beh, sì, che vuoi, è un po' affaticato, ci sono sempre 5 settimane che non gioco, No! Perché? E che sto dicendo che è colpa tua? Che ho detto è colpa sua io? No! Ma perché che sei tu che decidi quando io vado a giocare a calcetto o meno? Ma che discorsi sono? No! Tu al limite mi fai capire che non è opportuno, ma poi io scelgo liberamente. Certo! No, è che... Ti spiego, guarda. Non è che io tengo il conto delle settimane, è che sono successe delle cose che giustamente me le ricordo. No, allora guarda, senza litigare te lo dico pure io così tu... Allora guarda, la prima settimana se ti ricordi ti sei andato a tagliare i capelli dal parrucchiere e sono voluto venire con te. Esatto, perché volevo vedere come lavora il parrucchiere, non per altro. La seconda settimana, se tu ti ricordi, c'era il compleanno di tua nipote, 5 anni e 3 mesi, te lo ricordi? Quando gli abbiamo comprato la casa di Barbie, te lo ricordi? 180.000 lire che io ancora me le ricordo però. Esatto, siamo andati a mangiare a casa di tua madre. La settimana successiva, ossia la terza, siamo andati a mangiare a casa di tua nonna, che tu lo sai, io ci tengo ad andare a mangiare a casa di tua nonna, una volta ogni 15 giorni non può mancare. Io, tu, tua nonna e tuo nonno. Il mercante è in fiera. La tombolina. Poi tuo nonno si addormenta e noi ci divertiamo a tirargli i fagioli secchi in bocca. No, non è che glieli tiravo con violenza l'ultima volta, è che volevo essere sicuro di non sbagliarlo. Sì. Ma lo sai che io ci tengo quanto ci tenete. Una volta ogni 15 giorni non deve mancare questa cosa. Esatto. La settimana scorsa giocava Giuseppe Di Fatta, che tu giustamente non lo sopporti. Esatto. E io ho scelto di non venire. Perfetto. Questa settimana tocca mandare a mangiare da tua nonna. E che colpa mia se tua nonna è morta? Fammi capire. Ma che mi interessa? Mi sono cose della tua famiglia. Se tuo nonno si sente solo, lo lasciate al cinema alle 4 che a mezzanotte quando mi ritiro lo piglio io. Ma tutti i nonni del mondo fanno così, non ho capito perché tuo nonno fa eccezione. Che c'hai il nonno irregolare tu? Ma che mi interessa? No, un minuto. No, aspetta un minuto perché qua tutti gli amici stanno aspettando a me, quindi noi tagliamo. Passa. No, un minuto solo, senza passare la palla a nessuno perché qua. Che c'entra adesso questa cosa che sono cose vecchie? E che c'entra? Finito. Ma perché stanno andando a prendere i discorsi vecchi che io già ti ho chiesto scusa? Ma perché di nuovo.
Ma che cosa mi interessa? No, allora guarda, chiariamo subito una cosa, che se tu stai cercando la lite pure io ho quattro cose da dirti, capito? No, Salvo, no! Ah, dice che non ci crede! Allora lo sai che cosa ti dico? L'hai presente quella specie di giubbino che mi hai comprato, quello rosso e giallo? Mi fa schifo, mi fa! Ecco qua! Eh? Che? No, no, aspetta, che c'entra? Non piangere, mi fa schifo un modo di dire, che c'è? Vabbè, ma che c'entra? Ma quante volte uno... Ma che c'è? Ma quante volte uno va in giro, vede una bella macchina e dice, guarda quella macchina che è bella, proprio mi fa schifo di quanto è bella, per dire proprio che... C'è! No, non è che io non me lo mettevo, all'inizio non me lo mettevo perché non sapevo come accoppiarlo, ma non è che... Poi tu mi hai comprato il pantalone marrone e io ho capito l'accoppiamento. Vabbè, i miei amici ridono perché quelli non ne capiscono niente di moda, ma vedi che io col pantalone marrone e il giubbotto rosso e giallo faccio la mia figura, faccio. Allora com'è che io cammino per strada e tutti si girano a guardarmi? Allora, la settimana scorsa due giapponesi si sono voluti fare la fotografia con me, per dirti proprio... Certo, ma perché è bello proprio assai, proprio... Poi tu hai avuto anche la delicatezza di comprarmi la bomberino. Di due taglie più grandi, così mi slancia anche. No, non è troppo grande, poi mi è utile, così me lo ritrovo nel corso dei secoli. Sì, sì. Ma poi tu lo sai, io sono un po' così, un po' irruento, magari dico le cose senza pensarci, ma non è che... Dai, facciamo così. Uno, due, tre, ti chiedo scusa e facciamo pace. Vabbè. Uno... Due, tre, scusa. E che c'entra adesso? Aspetta un minuto, ma perché stai ricominciando a gridare in questa maniera? Calma! Ma allora, calma, se mi sta a piangere per finta. Finiscila. Per farmi chiedere scusa! Ma no, porca miseria, ma dobbiamo... No, sono io che non ci voglio parlare non più! Non ci voglio parlare più, dobbiamo ancora... Oh, ma che dici, Salvo, ma che dici, ma è la tua fidanzata! Lasciala da parte ma mia! Ma che lascio da parte tua, Salvo, ma che... Sei messa a piangere per finta, l'ho capito, vedi che cosa dove è arrivato? Ehi, sì, Valentino sono, sì. No, sono venuto a giocare pure io a calcetto, sì, perché era un sacco di tempo che non mi sciappavo, ho detto ci vado pure io. Però, aspetta un minuto, no, prima che parli tu, prima parlo io e poi parli tu, perché tu lo sai, io non vorrei che andasse a finire come sempre, che poi si ci mette nel mezzo l'amico e ne piange le conseguenze. Allora, prima parlo io e poi parli tu, ti ascolto. Certo. 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 Oh, Salvo, guarda che... Ti sente? Certo. Salvo, è arrabbiato. Non ti sento io. Certo. Certo. Oh, Salvo dice che è arrabbiato perché tu il fatto del giubbotto non lo dovevi dire. No, ma che io devo dire perché quel giubbotto ce l'ho qua. Lo so, ma questa è una cosa che ci uccidono a me. Tu... Certo. Se tu cambi atteggiamento... Allora, ti dico soltanto questa cosa. Tu devi ascoltare le cose che ti dico io. Ma che devi ascoltare le cose? No, devi ascoltare le cose che ti dico io, perché io cammino per strada, è inutile che tu... Allora, quella mi ha comprato il pantalone marrone, il giubbotto rosso e giallo, ci manca la camicia verde e poi un semaforo, io parlo. Non so, Salvo, me la tua fidanzata. Ma queste sono cose che... Questo sì. Ora, se tu cambi atteggiamento, noi ci arriviamo. Io cammino per strada, le macchine vedono a me vestito così, si fermano e non camminano più, se non gli faccio segnale non se ne va nessuno. Ma che vuoi? Me l'ha comprata a Bomberino, sembra un omino Michelin, sempre. Ma... L'altro giorno si è fermata la macchina, ha abbassato il finestrino, mi ha guardato e dice, c'è lei, allora c'hai, sono un commisso a cavicini. Lo so, Salvo. Dai, finiamo. Ma io non so come dirti che quella, zitto, che quella è la tua fidanzata. L'ho capito, però tu o mi fai decidere a me o decidi tu, se no facciamo sempre di testa tua. E io sono stanco, non è che ti pare. L'ho capito. Certo. Ora,
Ora io ho ascoltato attentamente tutto quello che tu mi hai detto e sono d'accordo con te, per carità, non è che si può, come si fa a non essere d'accordo con te? Però aspetta, fammi parlare, quello che ti vorrei dire è che in questi casi non è che per forza la colpa deve essere di uno, anche perché noi stiamo giocando a calcetto e siamo un po' tutti così, con le... sì, siamo nervosi. No, no, io mi sono infilato così, aspetta, non c'entro niente io. Ah, oh, calma, calmati, non sto gridando io, non sto gridando. Salvo, sto gridando! Ah. Non mi sente neanche lui, non mi sente! Perciò, no, hai visto che era come ti dicevo io? No, è che tu hai trovato la scusa della lita con Salvo per rinfacciarmi tutto quello che non ti va di me! No, io per le cose delle scuole elementari ti ho chiesto scusa, che c'entra? Aspetto, no, allora, no, allora pure io c'ho qualche cosa da dirti! No, pure io c'ho qualche cosa da dirti, ah, non te l'aspettavi? E invece sì! Quel giubbotto rosso e giallo fa schifo, fa! Ma come è pazzo, No! No, amore! Amore, aspetta! Aspetta, non gridare, non fare così! Vedi che a lui il giubbotto rosso e giallo piace? Sì? Sì, te lo assicuro io, ti ricordi che l'ha voluto prestato? Era carnevale! Ma che c'entra? Ma neanche era sul carro lui! Stesso brutta figura ho fatto! Camminava in mezzo alla strada, esatto! Poi mi ci hanno messo sul carro! Non ha vinto nessun premio, non ha vinto nessun premio, è inutile che ora in sì. Comunque lascia stare perché... Un minuto! Lo vedi, mi sta togliendo il telefono dalle mani Valentino, perché giustamente si è reso conto pure lui, dice la gente ci sente gridare, chissà che cosa è successo, alla fine sono quattro cavolate. E qua gli amici stanno giocando 4 contro 4. Aspetta che te lo passo, ti saluto, ciao. Ma ci mancherebbe altro, tra persone intelligenti non ci si domanda scusa, ciao. Scusa per poco fa. Ma no, ma perché siamo nervosi? Ma che c'entra? Ma tu lo sai che le cose passano, che c'entra? No, è che stiamo giocando a calcetto e siamo tutti un pochettino esauriti, basta! Capito? Non me la posso passare, sta parlando con me per ora. E questo è il discorso che... Tutti con te vogliono parlare ormai, va bene? No, va bene, che c'entra? No, lo so, va bene, queste superate sono superate. Va bene, ok. Sì, certo. Grazie, grazie. Sì, grazie, grazie. Ah beh, carattere il mio, non è che... sì, sì, sì. Vabbè, ma queste sono cose che non... sì, sì, sì. No, vabbè. Vabbè, basta, basta. Vabbè, ok, va bene. No, è che non posso parlare perché c'è lui e si... Va bene, vabbè, ti saluto. Vabbè, ci sentiamo fra 4 minuti e poi ogni 14, va bene? Ciao, 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 ti ripasso Salvo, va bene? Ciao, cosa? Ma dai, ma non c'è bisogno, ma che c'entra se abbiamo fatto pace? Che cos'è? Posso essere reso partecipe pure io? Va bene, come vuoi fare? Non c'era bisogno però, ciao, 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 ti saluta pure Salvo, ciao, ciao. Mamma mia, che pesante. Quando lo dico io non ci crede però. Picciotto. Oh, andiamo, che cosa? Niente, Salvo, che è una brava ragazza. No, solo che pure tu. Ci mancherebbe altro, una brava ragazza. No, ti arrivi che tu pure. Ma io pure, perché lei onestamente è una brava ragazza. Ogni tanto gli acchiappano queste 48 ore di nervosismo, ma poi per il resto ci mancherebbe altro. Lei è carina, sì. Solo che pure tu c'hai il tuo carattere. Comunque alla fine com'è che sei... Niente, dice, sono talmente contenta che abbiamo... Ha detto lei. Sì, che abbiamo recuperato questo rapporto, perché dice, sembra, però anch'io ci tengo. Dice che a mo' di festeggiamento ora vado al bar, vado a comprare 4 gelati, ve li porto, ce li mangiamo tutti insieme, così festeggiamo e non se ne parla più. Oddio, però a te ti fa giocare con questa faccia che io non capisco. Lei va a prendere 4 gelati, compa, ce li porta, ce li mangiamo. Non ci ho pensato. Scusami, Salvo, scusami, scusami. 4 gelati, noi siamo 3, uno si butta. Genio della matematica, dove li porta questi gelati? Dove li porta? A calcetto, tu dove l'hai detto che sei? Ma perché io sto giocando a calcetto? E infatti sei vestito strano. Vale, andiamo, per cortesia, non è che posso combattere con te. Scusami, ma non ci ho pensato, ma è una cosa... Io mi vado a cambiare le scarpe di calcetto e poi eventualmente... Sì.
Parola d'ordine. Parola d'ordine. A posto. Ci hai pensato a quel progetto? Sì, Salvo, però ci sono i pro e ci sono i contro. E cioè? Prendi il progetto. Questa è la planimetria della piazza e questa è quella della va casa. Bene. Cominciamo dall'inizio, così siamo tranquilli senza nessun problema. Va bene? No, tranquillo, fidati di me. Dunque, tua suocera va a messa ogni giorno alle 6:15. Esatto. Esce dalla messa alle 7:15. Esatto. Abbiamo deciso che durante la messa è inutile che cerchiamo di ammazzarla. No, anche perché però il prete mi riconoscerebbe subito, perché io per ora gli faccio questo scherzo, capito? Che lui mi dà l'ostia e io gli mordo le dita, capito? Questa però non ti posso dire. Dopodiché discute con la signora Pina fino alle 7:31, 7:32. Oh, questo te lo ripeto di nuovo, se non hanno niente di cui sparlare, perché sanno da sparlare, stanno fino alle 11, mezzogiorno, alle 4, alle 5 del pomeriggio, la settimana scorsa che hanno passato il cacciame nuovo nella piazza, l'hanno dovuto scansare, capito? Sono rimasta lei in pronta. Vabbè, a noi non ci interessa. Ma sapete fare Hollywood. Alle 7:35 sì. Dovrebbe trovarsi nel punto da noi stabilito. Eccolo qua, punto S, punto suocera, così. Perfetto. Io tra l'altro con la vernice bianca ci ho fatto una bella S, così lei sa dove si deve fermare. Perfetto. Dove alla guida di un Vespino ci saremmo tu e io. Oh, il Vespino è posteggiato qua, lo vedi? Punto V, punto Vespino. E qui siamo tu e io, punto T e punto I, tu e io. Così. Oh. Qui scatta l'operazione. Suocera pulita. Dunque, tu ti accosci alla vittima. No, non la chiamare vittima, che a me mi fa impressione. Vabbè. È una cosa proprio che... Io simulando uno scippo le afferro la borsa che tu dici che c'ha sempre con sé. Sempre, c'ha 3.000 lire ma non la lascia mai. Oh, la trascino per 23 metri. E già questo porta bene. E la lascio all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII. Sì, Papa Giovanni XXIII. Siamo intorno alle 7:35 sì. E quindi se le informazioni sono esatte. Dovrebbe passare il camion che va a scaricare le carni al macello. Lei si sta per rialzare dal finto scippo, si trova al centro della strada, il camion non riesce a frenare, la piglia di petto e la spalma per terra. Perfetto. Avvenuto l'impatto, sì. L'obiettivo verrà scaraventato. No, lo chiamare obiettivo, che a me mi fa impressione, capito? Perché... Verrà scaraventato a terra, dove immobilizzata sì. Avrebbe un minuto e mezzo di agonia, con buone possibilità che rimanga lucida. Sicuro? Sicuro. Perché lo deve capire perché la sto ammazzando, è giusto? Non ti preoccupare. A quel punto si passa alla seconda fase dell'operazione. Ah, ma dai, sono tutto sudato. Spine, dai. Seconda fase dell'operazione. Sì. Dunque, tu fai il giro da via Madre Teresa di Calcutta, sì, Teresa. Discendi via della Conciliazione, fino all'altezza della chiesa di San Francesco d'Assisi. Non posso picchiare la via Napoli, non che arrivo sopra. No. Da lì all'obiettivo ci sono 5 metri. Esatto. E noi facciamo in modo che... Quando tu parti, c'hai l'obiettivo davanti a te. Lei fa finta che è distesa a terra. Dissanguinata. Prendi il documento e glielo leggi. Senti qua, che l'ho scritto è perfetto. Senti qua. Cara suocera, tutto quello che tu stai soffrendo è niente rispetto a quello che vorrei farti soffrire io. Questo poi lo vediamo. Che cosa? Questo poi lo vediamo. Ah, questo ci mancherebbe altro. Prima il dovere e poi il piacere. Senti non è che... Che è successo? Ci sono problemi per caso? Un minuto. Dunque. Ma perché stiamo riprendendo di nuovo? Aspetta, un minuto, non è che ti sto chiedendo assai. E noi da qua l'abbiamo preso il piano. Lo so, e da qui dobbiamo ricominciare. Ma... Per investimento si intende il complesso delle violenze contusive. Questo è il piano che abbiamo preso noi. Direttamente o indirettamente esercitate su una persona. No, da non vuoi chiamare persona, che a me mi fa impressione. Oh, mi devi scusare, proprio... vero? Mi sono a digiuno stamattina. Lo so, da un veicolo in moto si distinguono quattro fasi. Questa abbiamo... è poesia. Fase questa A, è poesia. Urto. Questa è poesia. Fase B, proiezione al suolo. Poesia. Fase C, propulsione per azione. Ma chi l'ha scritto, Foscolo o sto cosa? Fase D, che è quella che ci interessa. Sì. Fase D, arrotolamento. Ah, ho capito. Dici tu, se no arriviamo troppo nervosi. Sì. Allora facciamo questa fase, che è dell'arrotolamento. Cioè, significa che arriviamo una mezz'oretta prima, tu porti il fumo e io arrotolo. Buono. Minci, bisogna di fare questa faccia, 10.000 lire ne deve portare, non è che... Cioè, arrotolamento di tua suocera. Ci fumiamo a mia suocera. Ma dove la vado a prendere questa cartina io? Non tanto in altezza, ma in larghezza. No, assolutamente. Poi sorgono altri problemi. Dobbiamo il filtrino. Come l'accendiamo? Chi la tiene? Mentre te la fumi tu la tengo io. No. No, troppi problemi. Nel senso che c'è il camion che ci passa di sopra e la rotola. E io l'aspetto con la cartina. Lei arriva, ecco. E la chiudo. Questo sì. Cioè, praticamente, siccome il camion è pieno, certo, è possibile questo. Che appena il camion ci passa di sopra, sì. Lei muore subito e il documento non glielo puoi leggere. No, io il documento glielo devo leggere perché è preciso, lo vedi, cara suocera, tutto. Poi lo vediamo. Ci mancherebbe altro. Però lei lo deve capire perché sta morendo, va. Non ce la faccio più. Ogni volta c'è qualche cosa che manda chi si piani a rotoli. Io te l'ho detto, il miglior piano degli ultimi 6 anni era quello di 3 anni fa. Il ragazzo del latte che gli portava il latte a casa. Il latte con dentro il veleno, quello a effetto ritardante. Il veleno che avevamo fatto arrivare dalla Thailandia.
1.8 milioni di veleno che ancora lo stiamo pagando. Chissà che cosa è successo poi. Quella fu la settimana quando sono morti tutti quei gatti, te lo ricordi? C'era in giro quel maniaco che poi non l'hanno più preso. Niente, non se ne è saputo niente. Senti, io ti vorrei fare questo discorso, però te lo giuro, questa è l'ultima volta che te lo faccio perché poi mi sembra brutto, giusto? Dunque, sa, io lo so che tu sei una persona intelligente, una persona onesta, una persona sensibile. No, mi dispiace, quei soldi che mi hai prestato non te li posso ridare. Che c'entra? Questo è un altro discorso. Ah, siccome la partenza è uguale. No, allora. Che c'entra? Mi approfitterei così. Dai. Dunque, sì. Questa è una cosa importante che ti vorrei dire. Dunque, va bene perché ormai è giusto, va bene che noi l'ammazziamo. Certo, mi tocca, dopo tanti anni mi tocca. Ma tu il documento per forza glielo devi leggere. Certo, lui lo deve capire, ma poi è preciso, cara suocera. Poi lo vediamo. Però scusa, io non ce la faccio più, è da 6 anni che andiamo avanti, non ce la faccio più. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di fare un piano, questa notte lo scriviamo di nuovo, però dobbiamo avere il coraggio di portarlo a termine. Fino alla fine, non che ogni volta la notte prima ce ne pentiamo. Ascolta a me, ricominciamo da capo e non fare quella faccia, pure a me mi dispiace. Vabbè, amore, facciamo l'altro piano, basta che ce ne usciamo, però facciamolo semplice. Va bene. Ogni volta facciamo calcoli balistici, ogni volta... Non ti preoccupare, noi cominciamo dall'inizio, così siamo tranquilli. Esatto, esatto. Oh, allora. Di nuovo questo libro stiamo prendendo. Ecco, è troppo bello questo libro. Chissà questo che suocera doveva avere. Vabbè, cominciamo dall'inizio. Cominciamo bene, come si dice poco, cominciamo bene. Allora, dunque, indice. Buono, così cara suocera, tu, tutto quello che tu sei sempre, niente, aspettatelo. Poi lo vediamo questo, allora, poi. Dunque, abbiamo deontologia, buono. Valutazione medico-legale del danno, buono. Traumatologia, buono. Tossicologia, buono. Asfissiologia, infanticidio. No, qua ci doveva pensare suo padre. Questo è pure vero. Altre cose di danno. Abbiamo asfissiologia. Buono. Ti piace? Non so neanche che significa. Te lo spiego io. Dunque, asfissiologia, secondo l'etimologia greca... Quindi manco loro la sopportavano a mia suocera. Dorisa, quella è pericolosa. La parola indica la mancanza d'aria. La parola suocera. La parola asfissiologia. Ci sono varie forme di asfissiologia. Sì. Abbiamo soffocazione, impiccamento, strangolamento. Buono, così mentre la sangolo, cara suocera, tu, tutto quello che tu stai prendendo, poi la vediamo. Annegamento. Poi abbiamo bolo alimentare. No, quella digerisce pure le pietre. Non è possibile. Classificazione della traumatologia. Traumatologia. Escoriazioni, ecchimosi, buono. Ferite, lacero contuse, lesioni da precipitazione. Sì, ma ti sto a pian terreno, ci posso mettere il ciampolino. Che? Che è successo? Fumata bianca. Allora te l'ho detto che c'era la fumata, venga, non esiste. Scannamento. Ti piace? Eh? Non ce n'è fotografia. C'è una che ride male. C'è una porta che cigola, Pasquale. Scannamento. E in che cosa consiste esattamente questo scannamento? Te lo spiego subito. Recisione della laringe e della trachea. Che si trovano dove? Non lo sai, ma non lo sai. Io non è che posso arrivare là davanti senza che lo so. Perché quella mi vede indecisa e mi manda a comprare qualche cosa. Ma io non lo so. Che non glielo puoi domandare a lei. Io lo domando a lei, ma perché me lo dice? Compa, se ce l'ha, te lo dice dove ce l'ha. Ma se manco mi dice dove c'è il libretto con i soldi della pensione, mi dice dove ce l'ha, già che è la ringe. Io lo domando a lei. Vedi che cosa? Suocera, ma stamattina avevi la giacchea, ma dove l'hai messa? Basta! La laringe che era sul tavolo l'hai presa? Qua, lo domando a lei. Ancora. Qua ci vorrebbe uno che si occupa di queste cose. Ci vorrebbe un esperto proprio di quelli che arriva là e dice dov'è la... Il mio suocero purtroppo è morto ormai da 8 anni. Dai, finisce, non te lo volevo ricordare, finisce. Il tuo suocero non c'è più, basta. Quanti tentativi ha fatto pure lui. Non ci pensavo. Che brutta fine che ha fatto. Lo so. Un giorno mi telefona e dice ho trovato il piano perfetto, collego i fili dell'elettricità alla maniglia della porta, appena suonano lei apre e ci resta. Me lo sono dimenticato io, se l'è dimenticato lui, io ho suonato e lui ha aperto. Per sapere se c'è sta laringe, dove c'è un mio amico che è infermiere. Ma perché la conosce a mia suocera?
Possiamo fare così eventualmente, che io ti porto una fotografia del suo ultimo compleanno. La faccia non si vede perché io ci gioco a freccette, però il corpo c'è tutto. E poi c'è pure una radiografia del malleolo, capace che alle volte... Va bene, te la faccio segnare dove esatto, sta la ringe. Così io so cosa devo colpire, va bene. Bene. La prendo, questa è la morte sua. Allora, l'ultimo tentativo. Questo è buono come documento. Sì, è troppo bello questo. Sì, lo so. Ricominciamo però, scriviamolo da capo, perché cambiata la morte, dobbiamo cambiare pure il documento. Di nuovo da capo. Per non fare brutta figura. Tu non ti preoccupare, sennò quella... Vabbè, però l'importante è che io inizio come mi piace a me, perché così io me lo ricordo, va bene? Allora, tu scrivi e si scrive a San Patello che poi non capisco. Non ti preoccupare. Cara suocera. Allora. Tu. Tutto quello che tu stai soffrendo è niente rispetto a quello che vorrei farti soffrire io. Tu. Senti una cosa, Salvo, la punteggiatura la potresti fare dall'altra parte, sì, ti dispiace sì. Perché... Che impressione ti fa? Che impressione ti fa? Vedere tutte queste parti del tuo corpo sparse un po' qua e un po' là. Perché lei è maniaca dell'ordine, capito? Ma scusa, ma che c'entra... Che c'entra sparse un po' qua e un po' là? Ma se manco sai che cos'è lo scannamento, devi fare brutta figura. No, questa era una frase che avevamo messo quando avevamo deciso di ammazzarla con la sega elettrica. Siccome mi piaceva sì, come ma frase... Ma che c'entra? Dici... Quella 3 anni fa... Niente, non ci affezioniamo alle cose, cambiamo. A me bastano pochi secondi per farti sapere quanto schifo mi facevi quando io la domenica mattina portavo sempre i dolcini. E tu prima mi dicevi... Faglielo sentire che c'è ironia qua, eh? E lei non la sopporta l'ironia. Che? Cioè, dov'è che ti devo fare sentire che c'è ironia? Allora, la domenica mattina io portavo sempre i dolcini. E ironia non ce n'è perché li pagavo io, è giusto? E tu prima mi dicevi... Così, lo vedi? Senti, io te lo scrivo più grande. Che poi io poi me lo ricordo, tu. Non vuoi fare, fai tu. Tu prima mi dicevi... Bah! Ma perché ti sei disturbato? E invece poi te li mangiavi tutti tu. 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 Basta però. Vabbè, poi se mi resta tempo ci sputo a piacere io però. E quando che ci sono le partite di calcio in televisione, in special modo quelle dell'Italia, che tu lo sai che io ci tengo, che l'indomani al bar tutti ne possono parlare, tranne io, perché tu ti ostini a vedere sempre Raffaella Carrà. Ma non ti preoccupare che ora sono davanti a te e da domani mi dedico pure a lei. Oh, io non ne voglio sapere niente, te lo dico prima. No, che c'entra che vado a ammazzare la Raffaella Carrà in trasferta, che c'è? Però siccome lei ci tiene, capito, nemmeno le do una brutta notizia, quella dice, mi bene, mangio pure la Raffaella Carrà, va, capito? Io dove le posso fare sfregio io lo faccio, va. Ma scusa, ma allora non è meglio che lei sa che sta morendo e si perderà tutte le altre puntate di Raffaella Carrà? Sei troppo crudele, sei cancella. No, troppo crudele proprio. Speriamo che non ti ho mai come nemico perché sei troppo crudele. Conoscere la vittima è la cosa principale. Bravo, bravo. Allora. E per giunta ti addormenti davanti alla televisione. E spesso io cambio e mi vedo la partita a sbafo. Bafo. Lei questo non lo sa. Ma sul cross decisivo di Del Piero, pare che lo sai, ti risvegli e ti vuoi rivedere quella camorria buttana di Raffaella Carrà. Ma non è finisce. Questa Cristiano mi fa incazzare. Oh, per me va bene così. Per me va bene così. Mettici un poco di sputazzi a piacere e per me va bene. Ma che c'entra? Quello poi dove ti senti tu? Vabbè, ci vuoi aggiungere qualche altra cosa tu? Ma guarda, io giusto per essere onesti, anche perché così non se la vengono a prendere con noi, io ci metterei senza nulla a pretendere. Amore, dai, buono, dai, così rimaniamo educati. Ora fammene andare perché io ho detto a mia moglie che andava a giocare a calcetto, quella mi tiene i minuti contati. Di giù, certe volte mi sento che ho sposato un arbitro, va? Perché è una cosa. Tu non ci devi pensare. Io non ci devi pensare. È possibile. Certe volte la chiamo collina, mi devi credere, è una cosa proprio. Vabbè. Senti, ma beato tu che sei rimasto solo a casa, mi devi credere. Lo so. Ma questa sera tu sei solo pure a casa? E che solo? No, lo sai perché stavo pensando a questo, siccome c'è la madre di mia moglie. Ah, tua suocera? No, non la chiamare suocera, ma fa impressione, è una cosa proprio. Che mi ha preparato lo spezzatino con le patate, che a me mi piace. Ho detto, magari, che ne so, vuole venire. Spezzatino con le patate. Ho capito, ti fa impressione. Vabbè, niente, allora ci vediamo qua. Domani ti porto la fotografia. Scrivela a San Patello, quella cosa che non lo capisco. La vabbè, oh, aspe, ma tutta questa premura, hai trovato lavoro? No, grazie a Dio, no. Allora, un minuto e poi te ne vai. Sì.
Siccome sei uscito fuori con questo fatto che tua suocera fa lo spezzatino con le patate, siccome è un sacco di tempo proprio che neanche sentivo dire più lo spezzatino con le patate, che a me mi piace, però c'è da vedere come lo fa uno lo spezzatino con le patate. Ora, dato che tua suocera lo spezzatino con le patate lo fa e lo fa, perché che motivo avresti che mi dici fa lo spezzatino con le patate e poi lo spezzatino con le patate lo fa e che fa? Lo dobbiamo capire come lo fa questo spezzatino con le patate. Ora, tua suocera lo spezzatino con le patate che fa e lo fa, perché tu me l'hai detto, fa lo spezzatino con le patate, vuoi venire che stasera c'è lo spezzatino con le patate? Tua suocera come... Come lo fa? Cioè, con le patate! Come lo deve fare? Se... spezzatino con le patate, con le patate. E lo spezzatino? E certo, se no sono i patate, chi patate? Vabbè, allora faccio così, vengo, perché vieni, veramente... Vieni, guarda, lei cucina bene, tiene la casa in ordine, non è una brava cristiana, c'ha un solo difetto. E qua? Che è mia suocera, io prima questa cosa la devo dire, cara suocera, questo poi lo vediamo, questo poi lo vediamo. Prescindere, piano. Sì. Sto diventando. Dove sei? A casa, certo, ti ho chiamato a casa. Io sono qui sul treno. No, non è partito ancora, ma 5 minuti e parte. Sì. Poi ne parliamo che non sono solo, purtroppo qua c'è uno. Sì. Ah, che domande mi fai? Ma secondo te la perdonavo? Certo che l'ho castigata. Io e lei chiusi dentro casa un weekend di sesso, solo sesso, only sex. Sì. Comunque, papà, in arrivo ti racconto tutte cose perché ora purtroppo qua c'è uno e non posso parlare. Sì. È stato come la Rai, di tutto di più. Esatto, ti dico un weekend sector. No limits. Sì. Comunque, poi appena arrivo ti racconto tutte cose perché ora purtroppo qua c'è uno. E non lo so, si vede che non ha trovato posto e si è messo qua. Sì. Lasciai stare, non mi fare domande. Non mi fare domande, sì. Certo che l'abbiamo fatto. No, quali cani io sono? Sì, te lo dicevo in senso di assenso, sì. Ti dico solo questo, a un certo punto a me mi è spuntato l'occhio rosso. Come, perché? Sono entrato a riserva, no? Ti dico, incredibile. Figurati che lei è talmente recitata che a un certo punto cominciò a gridare come un'ossessa. E io ci facevo zitta, hai capito? Chi è?
No, lei, dico, talmente era eccitata che cominciò a gridare come un'ossessa. Esatto, hai capito? Chi è? Talmente era eccitata. Lei, quando uno è eccitato come fa? Ma chi c'è la polizia? Ma perché tu quando sei eccitato che chiamami 113, no? Esatto, era eccitata, caro mio, e gridava. Assai. Sì. No, ho detto come un'ossessa, però è per... Come un'ossessa. Ossessa. O come Otranto. S come Savona. Ossessa, brava, hai visto che l'hai capito? Sì. Lei contentissima, diciamo, lo sai che uno come te non l'ho mai trovato. Giusto perché non l'hai cercato bene. Ma comunque, dai, pappa, ne arrivo, ti racconto tutte cose. Chi è? No, ancora qua. Sì, figurati che sabato mattina verso le 5 e mezza di mattina non ci siamo fermati niente, neanche per mangiare, mangiavamo a turno, una volta io, una volta lei. PL mi fa, dice, basta, ti prego, sempre lei, dice, basta, ti prego, basta, fai più piano, se no mi rompi le ovaie. Te lo immagini la potenza che sprigionava, a cavallo vapore praticamente. Chi è? Ovaie. O come Otranto, V come Verona, ovaie, visto che l'hai capito. Sì signora, come tovaglie, solo che senza la T, esatto. Da lei contentissima, ti dico, fa, dice, ma che cosa hai tu che gli altri non hanno? Le ho detto un pezzo in più. Ma comunque, dai, lascia stare. Non mi fare scendere nei particolari, lo sai che non mi va, dai. Come si dice, un gentiluomo gode e tace. Sì. E io godo e tace. Sì. Ma comunque, dai, appena arrivo ti racconto tutte cose. Chi è? No, ancora a casa. Sì, ti dico, figurati che domenica mi ha accompagnato alla porta, io la vedevo un poco titubante, ci se cai che non hai. Cioè, no, la verità è che non ti vorrei far andare via, dice, perché in questi 2 giorni ho avuto più di 20 orgasmi. No, ma... Che tenerezza queste donne quando esagerano. Chi è? Orgasmi. O come Otranto. Otranto, fino a poco fa l'hai capito, Otranto, ma perché mi deve far uscire pazzo? Io non lo so. Ma se fino a poco fa l'hai capito, Otranto. Ma dico io, ma perché mi deve far uscire pazzo? Fino a poco fa l'hai capito, Otranto. Di nuovo, Otranto. O come orgasmi. Ti come Torino. Otranto, hai visto che l'hai capito? Ma che c'entra, ma che se ne deve fare alle 28? Anzi, che posteggiare una flotta, deve posteggiare. Va bene, senti, guarda, basta così perché veramente... Lo so, ci mancherebbe altro. Io quello che ti voglio dire... No. No, lo so che sei fatto sordo, ma se non è colpa tua, figurati se è colpa mia. Esatto, triste, papà, non arrivo, ti racconto tutte cose, tu insisti. Va bene, rimani servito così. Ti saluto. Ciao, nonno. Ciao. Sì, signore, te l'ho presa, quella gonfiabile, ce l'ho qua nella borsa. Nonno, io l'ho fatta vedere quella vecchia, però quello si è messo le mani ai capelli, dice costa di più ripararla che comprarla nuova. Lo so, ma ti devi rassegnare, lo so che la vuoi alla moda, ma purtroppo non si può fare. Non si ci possono fare i tatuaggi, è inutile che insisti con questa cosa. Va bene. Te lo sto dicendo, vedi che appena fai finire pure questa ti rimane il canotto, eh? Va bene, ti saluto, va bene. Ciao, nonno, ciao. Oh. Oh.
È un porcile. Pronto? 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 Ciao, sì, sono sul treno, sì, amore. No, amore, non ti ho chiamato prima perché accanto a me, siccome c'è uno che ha detto un sacco di volgarità, te sono lì per tutelarti, per non fartele sentire. No, un sacco di volgarità. Ma che ti devo ripetere le volgarità che ha detto lui? No, un sacco, neanche al catechismo le hai sentite, tesoro. Sì, proprio assai. Va bene, ciao, ciao che ti chiamo dopo. Ciao, amore, ciao. Dai, non te lo posso dire, dai. Dai, che c'è gente, non mi va. Picciolina del tuo micino. Tiki 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 tiki. Amoruccio mio. Tiki 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 tiki. Appena vengo ti prendo e ti porto al cinema che è uscito il film quello bello, quello Sì, no, no. Sì, te l'ho scritta quella poesia, una poesia d'amore, tutto, sì. Ma la poesia con le linee baciate, tutto, però senza le... Aspetta però, non chiudere, così ti faccio vedere pure io quello che so fare. Non è che lo sanno fare gli altri, io non lo so fare. Questa poesia te la porto di persona, te la porto. Così appena mi apri la porta, ti afferro per i capelli, ti butto a terra, ti strappo la maglietta e ti conto le tette, ti conto. Poi ti strappo il vestitino e ti afferro il sedere, ti afferro. Oh! Il culo ti afferro, sì signore. E poi ti uso come una centrifuga, una volta, perché io sono Sector, come la Rai, c'ho un pezzo in più e quando sei morto a terra io continuo. Ti pare che sono come lui che si ferma? Bravo. Continuo per 3-4 ore, esatto. E non solo, io poi voglio vedere, ti faccio pure la respirazione bocca a bocca e ci metto la lingua, così ti affogli. Pronto? Ha chiuso, ma com'è sto fatto? No, sarà caduta la linea, no. Qua ci sono un sacco di gallerie. Se mai è possibile che la mia ragazza non è come tutte le altre ragazze. Ma perché ora lei conosce a tutte le altre? No. Allora se fidi di me che io sono un porco, vabbè. Dai. Pronto? Pronto tesoro? No, aspetta tesoro, no, non te lo volevo dire quelle cose. Ascoltami, siccome c'è lui sono entrato in una specie di sfida, mi sono fatto con lui. Aspetta, lo sai che non te l'ho dette mai queste cose, perché... Come perché non te l'ho dette mai? Certo che te lo ripeto, se... Sì, ma non lo sapevo, se vuoi te lo ripeto. Certo, ti afferro, ti strappo la maglietta e ti conto le tette. Due, ti devi convincere però, due. Poi ti strappo il vestitino e ti afferro il sedere. Poi andiamo avanti, vogliamo sapere di più, dai. Sonza. Bravo, bravo. Esagera, esagera. Prostituta ai giorni alterni. Bravo, bravo. Adesso proponga qualche figura nuova, dai. Appena vengo, ti afferro e ti apro come una luce di cocco, ti apro. Bravo. E voglio vedere se c'è l'acqua dentro. Questa l'ho fatta ora, questa è la cosa che mi è venuta così. Hai sconvenuto, sonza. Senti questo, che te propongo io. Senti questo. Allora, proponi questo, senti qua. Allora, appena arrivo ti prendo e ti apro come un compasso. E poi ti faccio fare pure il 3-14. No, glielo dica, che è pigra, che è esotico. Senti quello che ti dico io, glielo dica. Appena vengo ti afferro e ti faccio fare un po' di geometria con me. Ma ti faccio vedere. Senti, amore, siccome stiamo arrivando, domani se c'è un'amica. Senti, stronza, ma che c'è un'amica? Dice sì, però... Dice che se vuole giocare senza mutande che io già non ce la faccio più, per cortesia. Senti, guarda che sto venendo con un amico che vuole giocare tutte cose apparecchiate. Ma vuole giocare? Apparecchiate, senta, per cortesia, me la passi. Ma
Poi dice che devono risolvere i problemi della Sicilia e spendono i soldi così. La Lazio ha speso più di 110 miliardi per un giocatore. Cioè 110 miliardi. Queste cose succedono solo da noi, succedono. Ma che sono? Ma che sono io? Sono. Ehi. Piano. Io che sono arrivato a velocità, capito? Non so. Però calma. Siediti. Amore. Io non c'è collaborazione, non c'è. Dico io, ma che te cosa? Tu con quattro piedi e io con due, no? Stanco? No, oggi no. Oggi no. Non lo so che. Non mi sento bene. C'ho un dolore, ma un dolore alle gambe così. Lo vedi? Gira e sale, non lo so. Senti, ma può essere... E ti chiedo scusa per la volgarità. Vabbè, ma tu così sei. Dico, può essere che l'influenza... Questo, ti dicevo, dico, può essere che l'influenza questo lo dolore... Lo so, sei fatto ripetitivo, sei fatto. No, perché volevo ricordare... No, può essere, questa è l'influenza. Che per ora ne girano di tante maniere, ne girano, no? Io ancora manco ho fatto quella dell'anno scorso. Ma mi sa che questa settimana mi metto in malattia e me la faccio. Che devo fare? Senti, ma può essere che la milanese... Loro devono essere. Perché loro non se lo pigliano mai un giorno di ferie, mai. Ma che c'è? Io l'ho capito, sai perché? Perché mi sono sentito i piedi a cotoletta adesso loro. Sai. D'altronde, guarda, è incredibile, ma quelli... Ma quelle due cose c'hanno, i piedi a cotoletto o la testa a panettone, non è che hanno... Ma comunque, va, cambiamo argomento che è meglio. Hai sentito qua, la Lazio, più di 110 miliardi per un giocatore. È inutile, caro mio, che andiamo a cercare le notizie lontano, perché vedi che male notizie ce ne sono assai, uno basta che guarda... Oh, ti faccio un esempio così capisci. L'hai presente il marciapiede sotto casa mia? Ma chi se lascia un marciapiede in quelle condizioni? Quanti anni è che è in quelle condizioni? Non è una vergogna? Ma... Tutto questo degrado specialmente da noi, che potremmo vivere solo di turismo. Turismo, sport e spettacolo. A noi ci basta un assessore solo. E invece, purtroppo, caro mio, queste cose succedono solo da noi. Ma comunque, va. Hai sentito la Lazio? Che ha 110 miliardi per un giocatore. Queste cose succedono solo da noi. Sì. In Inghilterra ne hanno spesi più di 150 di miliardi. Per un marciapiede? Esagerato. Ora ti faccio un altro esempio, cosa capisci? Le presenti il marciapiede sotto casa di mio cugino? Ma che se lascia un marciapiede in quelle condizioni? Finiamola. Dice, ma abita nel tuo stesso palazzo. E che significato ha? Va, allora ogni scusa è buona per non fare un marciapiede. No, cara mia, questo è un degrado, che qua questo degrado è tutta colpa dei giovani, perché si mettono davanti a quella televisione, cambia canale e se ne fregano di qualunque cosa. Che io poi gli domanderei, ma che cosa ci vedono in questa televisione? Boh, mal costume, questo vedono, mal costume, violenza, sesso, sprechi. Hai sentito la Lazio? Più di 110 miliardi per un giocatore. Caro mio! E che si deve sentire di più? Sì, in Inghilterra più di 150 ne vogliono la spesa. Dai. Ma che si butta di soldi così? Se continuiamo butta, così dai. Tanto vale emigrare. Bravo! Questo vogliono, questo. Ma loro questo. Più lo dicono e più mi sto qua. A me me lo dice, a me mi devono venire a cercare. O se no, per rimanere in Sicilia ti devi adeguare. Questa è la cosa. Vabbè, quella è una questione di fortuna, una vedi. Questione di forza che vuoi rimanere in Sicilia. Lasciati servire, quella è una questione di fortuna. Io lo so che l'ho vissuto nella mia pelle. Nella sfortuna sono stato fortunato e sono rimasto. Se no in questo momento sa dove sarei. Ma lo sai che non ti capisco, scusami. Come non mi capisci? Ma perché se non fosse per l'assegno di invalidità che mi passa lo Stato, 7 milioni al mese, chi potesse campare io?
7 milioni. E 832 mila lire. Vabbè, fesserie. Vabbè, per essere precisi. Ma 7 milioni, 7 milioni sono, eh? Ma perché stai facendo questa faccia? Non ne sapevo niente. E che dovevo fare le partecipazioni? No, non c'è, niente. Ma la mia, vedi che tutto è connaturato al danno che tu hai. Addirittura. Io ho avuto un incidente gravissimo. Auguri. Grazie. No, un incidente grave. Bello, ma grave. No, no, bello, ma grave, per carità. L'incidente che ho avuto sul lavoro. Mi suggeriscono. Ma così. Chi? La porta che cigola o il resto? Mi suggeriscono. Ma perché tu hai lavorato mai? Mi stavo alzando per andare all'ufficio di collocamento. Va, è una cosa... Questa che è successa 3 anni fa. Un incidente di 3 anni fa. Certo che se uno non ci passa nelle cose... Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Quasi 2 anni ricoverato. Ho perso completamente il braccio sinistro. Almeno te l'avessero riattaccato, eh? Non ci fu verso, vergogna, niente, ma sai quanti ospedali? Ma che hai? Ma che sei invalido pure tu e non ne sapevo niente io? Ma che ci parla? C'è mio figlio che mi sta dando una delusione troppo grossa. Tuo figlio? Ma qual è, il più grande o il più piccolo? Il più piccolo. Vabbè, ma tanto tu uno ne hai. Scusami, sono nervoso però. È venuto da me? Tuo figlio. Mamma, me lo giuri però che se te lo dico silenzio assoluto perché sono cose delicate. Quindi è proprio grave. Me lo devi giurare che me lo devi giurare. Te lo giuro sopra mia suocera. A posto. È venuto da me. Tuo figlio. Dice papà, 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 papà. Ti ha chiamato con la tromba. È venuto da me. Tuo figlio. Dice babbo. Ma mi c'era una tempolata, vergogna, ma questa cosa che si ricolla dentro. Aspetta, ma cosa hai capito? Fammi parlare prima. Onetto, no. Dice babbo, è un sacco di tempo che te lo volevo dire, mamma, me lo giuro. Ma io so c'era una, non è che posso fare uno sterminio. Oh, chi è? Dove guardi? Con te sto parlando. E non ti sento, questo è il braccio che non ho. Scusa. Si è messo in testa tuo figlio che vuole fare un concorso. Un concorso pubblico! È drammatico! Mai nella tua famiglia una vergogna simile, mai! Ma che siete famiglia di fare certe cose voi? Ma finiamola! Tu lo sai, in famiglia come ci teneva mio padre? Ci ha sistemato a tutti e ci teneva. Eravamo 3 fratelli, tutti impiegati. Chi alla regione, chi al comune, chi al municipio. Tutti i posti politici, alle 11, 11 e un quarto eravamo a casa. Ma mai, mai nessuno di noi che ha fatto un concorso, mai! Mai, mai! Tuo padre ci teneva a questa cosa, l'andava dicendo fino a una settimana prima di essere arrestato. Ora viene da me e piange. Chi dice, papà, io che ne sapevo. Vogliono questo documento, se no il posto non me lo danno. Così. Fanno i preziosi, capito? Vogliono questo certificato, se no il posto non me lo danno. Così, così. La vuoi sapere l'ultimo? E ci trovi da ridere pure. No, sono i nervi che mi sono fanno ridere. Sei troppo nervoso. No, aspetta, aspetta. Dice, papà. Vogliono questo documento, se no il posto, questo certificato, se no il posto non me lo danno. Così, la vuoi sapere l'ultima? Damone. Deve dimostrare che è orfano. Se no posto niente. Così. E queste le che a me le fanno a categoria, a orfani, a ragionieri, a geometri, a seconda del grado di disgrazia. Ai, ai. Oddio, poi le leggi ci sono, se non le sappiamo utilizzare, questo è un altro paio di maniche. Ma però, questo te lo devo dire. Perché che legge c'è? Oggi c'è l'autocertificazione, tu pigli un foglio e ci scrivi: io sottoscritto, nato il, deceduto il, dichiaro che mio figlio è orfano. Vabbè, tu sei in fede, il fu, e ci mette una bella firma. Non lo sapevo. Ma? Caro mio, le cose si devono sapere. Che ci aveva torto quello? Buon'anima. Che c'entra, ancora vivo, eh?
Quello che voleva dividere l'Italia. Ah, non ne ha torto, non ne ha torto. Io l'ho sempre detto, per me dove la taglia la taglia, basta che la taglia. Non è che possiamo stare così, oggi la taglio, domani non la taglio. E che è cassata, dai. No. Non ne aveva torto, parla di cose contro di noi, ma non ne aveva torto. No, quello parla pure a favore, io mi voglio dividere da mia moglie, non voglio dividere adesso d'Italia. Esatto, deve tagliare. 56 milioni di Repubblica dobbiamo anche se noi lo sappiamo, lui è una persona onesta. Sì. Una persona equilibrata. Io l'ho visto mentre cammina, è equilibrato. Proprio. No, veramente. Certo, pa. Che cosa gli vorresti dire? Dice che ce l'ha duro. Ancora? Vabbè, se farà il bidecollametro però, non penso. Però. Tutti i 6 anni non è possibile. Ma comunque... No, caro mio, tutti questi politici ormai non ci credo più, basta, non ci credo più. La politica è morta. Sì, basta, non ci credo più. Un poco una luce, un faro, me l'aveva dato un pochettino questo, il cavaliere, non so se l'hai visto. Oh, ma quello dice cose giuste, ma se... Alcune cose mi erano piaciute, e poi purtroppo è uscito delle altre cose che a me onestamente... Sì, ma che c'entra, ora ti devi mettere pure a lui in discussione, finiscilo. No, io non so, tu l'hai visto i manifesti? Me ne ha messo uno nel bidet, che stai scherzando? Perché c'erano alcune scritte bene, per carità, no? Per esempio, c'era quello che c'era scritto, dice, meno tasse per tutti. Giusto, tanto io non le pago, a me che mi interessa, giusto. A me al limite un rimborso mi può arrivare. Poi dice, un dovere morale, pensioni più dignitose. Giusto, perché mi devi credere, ci sono alberghi che fanno schifo, una pulitina ci vuole. Sì, per carità, vero, no? La cosa a me mi piace dirle oneste. Poi ne ho letto uno che onestamente a me mi ha lasciato così. E quale? Un lavoro per tutti. Capito? No, caro mio. Questo no. Capito? Siamo alle minacce, Tu a me col buono mi devi prendere, no? Con le minacce. Ma non ci pensare più. No. Non ci pensare più. Ai. E tua figlia? Ma, sposata con un bambino. Ah, pedofila. Cioè, mia figlia si è sposata e ha avuto un bambino. In premio? Non vi ci mettete pure voi. Cioè. E se tu puoi un po' di meno. Cioè, mia figlia si è sposata. E ha avuto un bambino, dopo l'ha avuto questo bambino. Dopo il trattenimento? No! L'ha avuto dopo! Dopo, ma l'hai sentito dire, ha avuto un bambino dopo! No, di tua figlia mai! Dopo, come te lo dici, l'ha avuto dopo! Mi però pure tu, dopo! Prima l'ha avuto a se stessa e poi ha avuto il bambino! Cioè, prima lei e dopo il bambino? Quindi il bambino si è classificato secondo. Vabbè, però un bello piazzamento. No, un bello piazzamento, perché così piccolo arrivare secondo vedi che è un bello piazzamento. Perché penso che è nato piccolo, no? L'abbiamo preso nuovo. No, e allora... No. Questo è talento, vero? Certo, non lo so se il bambino è pedofilo, perché non ne sappiamo. Vabbè, ma oggi come oggi ci sono le scarpe correttive, eh? Discorso sono. Ma senti, io non è per cose.
Mi sento confuso, che faccia ne vogliamo andare? Va? No, no, caro mio, non mi parlare di camminare, perché oggi ho i piedi tanti, perché è una mattinata che mi passa a camminare e a protestare. Amone, ma così senza motivo? Sì, senza motivo. Guarda qua che cosa mi è arrivato. Tu sei troppo nervoso in questo periodo, ma no? Ma infatti... Capito? 500.000 lire di immondizie. Capito? Cosa mi è arrivato da pagare? 500.000 lire all'anno di immondizia. E l'immondizia la metto io, se la mettevano loro quanto dovevo pagare? No, no, cara mia, troppe cose storte, no, basta. No, ma ieri sera appena ho ricevuto questa cosa io l'ho detto a mia moglie, domani mattina con la mattinata mi sveglio e vado a protestare. Infatti già stamattina a mezzogiorno ero sveglio, capito? Perché non ho potuto chiudere occhio proprio, non ho potuto chiudere occhio. Mi sono alzato, mi sono lavato, mi sono vestito, via, e vado al municipio. Vedo, arrivo là, vedo il primo impiegato che era lì, l'ho svegliato, ci si mi dico un po'. Ci si, ma il sindaco dov'è? Dice, il sindaco chi? Ci si, che ne so, l'avete letto voi, me l'ho domandato a me. Dice, ah, il sindaco, ne ho sentito parlare. Dice, deve essere in consiglio comunale. Ci si, come lo riconosco? Dice, quello seduto a capotavola. Io parto per il consiglio comunale, entro là dentro, li trovo a tutti che facevano, ma che ci frega, ma che ci importa? Ci si, finiamolo, lo sapete che cos'è questo? Dice, che cos'è? Questa è l'immondizia da pagare. Dice, e allora? Oggi mi avete mandato l'immondizia, domani cosa mi manderete? L'acqua, la luce, il gas, il telefono? Se ti scoprono è finita, eh? No, ma non sanno con chi hanno a che fare qua. Se volte il sindaco dice, ah, lei, dice, anzi, dice, con 300 metri quadrati di casa, 500.000 lire all'anno di immondizia l'abbiamo trattata bene. Ci sta, sì. E lei come fa a sapere che io ho una casa di 300 metri quadrati? Cioè, che c'entra? In paese si sa tutto di tutti. Sì, però io il progetto di casa mia non l'ho mai presentato. Casa mia è abusiva. Morte, c'è, capito? Non sapeva che cosa mi doveva dire. Grazie. Ci sono un sole. Ora vi denunzio a tutti per violazione della privacy. Perché voi queste cose non le potete sapere. Niente. Se volte un esponente dice, signor sindaco, non è per prendere le difese del cittadino, ma abbiamo capito tra di noi, cioè, che se Ficarra va a pagare l'immondizia si crea un precedente pericoloso e prima o poi saremo costretti a pagarla tutti. Hai capito? Ma beato tu, caro mio, che te ne sei andato lontano da questo consorzio civile, perché... Sì. Io con questa casa a mare, a quello ti riferisci? Sì, la casa a mare è troppo bella. Mi sono sistemato. Una bellissima idea. Mi sento meglio, sì. L'atmosfera, la serenità. Un'altra, la mattina, ma lo sai che bello la mattina quando si svegli, apri la finestra e c'hai la spiaggia alle spalle. Troppo bello. È bello, no, è bello. Perché tu hai costruito proprio sul mare. Una palafitta. Ah, perché sulla spiaggia non potevi costruire? No, sulla spiaggia non si può costruire più. Ah, vero, perché è demanio pubblico. No, è pieno ormai. Ma comunque, va, andiamoci. Dai, le male notizie, caro mio. Ce ne vogliamo andare? Sì, andiamocene, perché le male notizie sono veramente tremende. Quanto... Quanto è che discutiamo? Una mezz'oretta? Ti pare che il marciapiede, non per ricordarti una cosa brutta, il marciapiede sotto casa tua l'hanno riparato? Né fatto... quello mio né quello di mio cugino. Ma chi è che ha interesse a non fare un marciapiede? Ma veramente... No, mio, gli interessi ci sono e sono altri. Lascia stare, finiamola di buttare il fango sempre addosso a questo nostro sud. Siamo pure noi, finisce che ci siamo seduti e non facciamo niente. Finiamola, che ci sono motivazioni superiori, lascia stare. Motivazione superiore? Che è motivazione superiore? Che motivazione vuoi trovare? Lascia stare. Cioè, i servizi segreti, secondo te, hanno interesse a non fare un marciapiede? Tutto in Italia dipende da loro. Non so se l'hai saputo, la Lazio ha speso più di 110 miliardi per un giocatore. Chi gliele ha dati questi I soldi? I servizi segreti, certo, perché sono... tutto gira attorno a loro. Tu devi sapere, quelli pieni di soldi, le mettono là. C'è un mio amico, è una situazione imbarazzante. Aspetta, risparmiamoci. Di qualche cosa tu, di qualche cosa tu. Risparmiamoci. Di qualche cosa tu. Bis! No. Il cuore di Milano, questo. No, ragazzi, veramente non ce la sentiamo, perché... Anche Ficarra da solo! Ma se siamo in due, ma perché questo? No, veramente, no, il bis non ce la sentiamo, per cui adesso siete pregati. Inutile che insistete adesso. Non insistete, ragazzi, ve lo diciamo prima. No. Ha ha ha!
Attenzione, prego. Telecamere pronte? Telecamera 1, 2, 3. In onda! Buonasera e benvenuti a Medicina 33. Parleremo oggi dei danni causati dall'uso smodato dei detersivi sulla pelle. Come è noto, questi possono provocare numerose affezioni, quali l'iperemia acuta, l'eritema sciocchina e la dermatite. Tutte affezioni che con l'andare del tempo spediscono senz'altro il soggetto all'altro mondo. Con noi in studio oggi abbiamo il professore Ficazza, professore ordinario all'Università di Palermo, laureatosi a Parigi con il massimo dei voti, dermatologo espertissimo, studioso soprattutto dei foruncoli, autore di innumerevoli testi sull'argomento. Ne citiamo uno per tutti: il foruncolo del villaggio. Professore, iniziamo subito con la prima domanda che io le rivolgerei non tanto per me, ma per il... Professore? Sono concentrato. Professore? La sto seguendo. Beh, evidentemente il professore non è ancora potuto arrivare. Nel frattempo noi andiamo avanti con la trasmissione. Professore, e parliamo di un altro argomento molto importante. Un argomento che a molti dà allo stomaco. Parleremo del blocco intestinale. Mi ricordo che quando avevo 10 anni ho scritto una poesia dal titolo Blocco intestinale. Poesia. Magari dopo la lirica. Repentino e crudele, come l'amore sbocciato, arrivi fedele dopo il mellone ghiacciato. Di solito il blocco intestinale è una malattia che arriva... Vediamo da questa parte. Tu non muore neanche se ne rendi. Professore! Ora, tenendo in considerazione... Professore, mi vede? Qui sono, professore. Aspetta che mi metto a fuoco io, mi vede? Oh, professore! Ci deve fare un mirino, così uno... Buongiorno, professore. Per fortuna, dico per fortuna, è arrivato sano e salvo. Dunque, professore, iniziamo subito con la prima domanda. Una domanda che le rivolgerei per curiosità. Esatto. Professore, ma lei è un medico in prima linea? Non ho capito, com'è? Lei fa parte dei medici in prima linea? Dei medici? In prima linea. In prima linea. In prima linea. In prima linea. Sì, tanto che mi cancia. Vabbè. Allora, d'ora in poi, per semplificare, diremo direttamente, diremo IHAR. Esatto. Dunque, allora, professore... Non ho capito, che diremo noi? IHAR. E chi è? Medici in prima linea. IHAR. Dunque, professore, tenendo in considerazione IHAR, che i medici rappresentano una categoria IHAR veramente importante per tanti... IHAR. Per tanti motivi. IHAR, perché il medico è sempre lì a portata di mano. E poi per... I am, you are, he is, no IHAR. Professore, per cortesia, non possiamo andare avanti così. Per cortesia, iniziamo con le polemiche. Partiamo subito con la prima domanda. Dunque, professore, tenendo in considerazione che ormai l'uso dei detersivi nelle nostre case è un dato ineliminabile, secondo lei una mela al giorno leva il medico di torno? Io la ringrazio per questa domanda che, diciamo, già nella sua palingenese si stessa ci ha connaturato appunto quella che è la response. Perché la gente, giustamente, partendo da questo assunto assurdo, dice: ma insomma, questa benedetta mela al giorno lo leva o no? Ah, come mentre stava parlando io. Professore, io stavo parlando, ma che ha avuto un malore? Professore, ma che ha avuto un malore? Che ha avuto un Ma no, da tanti anni fa l'ha avuto lei questo malore, però. Oh, professore! Professore. Buongiorno, professore, buongiorno. Per fortuna è arrivato sano e salvo. Ma che di nuovo? Con la prima domanda. Ma lei è un medico in prima linea? IHAR. Professore, una mela al giorno, leva il medico di torno. Sì, però fa venire la stitichezza. Infatti io qui ero arrivato e da qui... Di nuovo si è addormentato, professore. Oh, professore, è arrivato! Non me lo aspettavo. Ma lei è un medico in prima linea? IHAR. Professore, una mela al giorno, leva il medico di torno. Di frutta fuori stagione, ora me lo rimette di nuovo. Professore, oh, professore, è arrivato! Un colpo di culo, sa, ma lei è un medico in prima linea? Professore, ma scusi, ma se lei continua così con la gente che ci guarda, la regia che non mi dice niente, queste sono cose che non si fanno e che non si dicono. Regia, regia, per favore, se il professore arriva dopo, non possiamo fare altro. Io non faccio altro che chiedo scusa ai telespettatori per la maleducazione del professore. E vi lascio, perché non posso fare diversamente. Vi lascio con un'altra bellissima poesia. Poesia. Una poesia sull'argomento. Abbiamo Gino Pascoli qua. Tutte queste poesie. Chi è? Una figlia di Gino Paoli che ha avuto una relazione. Chi è?
Scantai, sì. Una poesia sull'argomento di oggi. Il detersivo. E te l'ha scritta l'omino bianco, quello. Rendi tutto pulito e splendente. Chi ti dice che è innocuo lo sai che ti mente. Lo usi oggi, non pensi al domani, fin quando ti viene un cancro alle mani. No, ma cosa a me? Ma se ne vado, mi sento incazzare. Se ne vado, mi sento incazzare. Se ne vado, mi sento incazzare. Se ne vado. Ora no. Che pensi, capito? Ma che ti sei dato al cruciverba, ti sei dato? Hai fatto bene, va, perché tu ogni tanto ne hai pensate strane. No, perché prima facevi cose che hai fatto sempre il cruciverba, hai fatto? Sempre. No, a me mi piacciono i cruciverba, io sono un appassionato. Io ne faccio proprio a centinaia. Io spendo l'ira di Dio in cruciverba. Sono arrivato a spendere anche un milione e due, un milione e tre alla settimana. Io certe volte li faccio a matita, poi li cancello e li rifaccio di nuovo. Perché proprio. No, ci credo. Ti li so tutti, li so tutti. Guarda, Tu, fammi una definizione e ti faccio vedere che ho l'asso. Amore, dai, amore, com'è? Sentiamo. Com'è? Aspetta. Mi pareva la definizione. Pacino, attore americano. Lo sappiamo. Dunque, lo facciamo noi o lo fate voi? Com'è, aspetta? Pacino, attore americano. Dunque, Pacino, attore americano. Al. Capone, gangster americano. Al. Alessandria sulle targhe automobilistiche. Al. Carrisi, cantante, faceva coppia con Romina, autore della canzone Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Sento nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che sa come un pensiero che sa di felicità, di nome Bano. Al. Arsenio Lupin. Iniziali. Vabbè, questo poi lo facciamo in castro, dai, vai avanti. Sesta nota musicale. Do, re, mi, fa, sol, al.
Oh. 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 Rispondi. Pronto? Pronto, sono Titti. Telefono dalla provincia di Torino. Intanto volevo farvi complimenti. Secondo me la sesta nota musicale è là. Dove? Là. Appena la trovo io la metto da parte, signora. Grazie, grazie, grazie. 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 Grazie.